Io odio la neve. È buono come quello della macchinetta? No. Si può bere? Sì. Adesso sistemo qua. E devo sistemare anche camera mia. Niente, quindi oggi ha nevicato, però neanche sembra. Infatti faccio vedere. Sono al supermercato, al Vanguard, una specie di Carrefour. A causa dell'epidemia, adesso ogni volta che si entra in un bar, in un centro commerciale, in un supermercato, in un ristorante e così via, bisogna scannerizzare quel QR code che farà comparire il nostro health code. Se questo health code è verde, allora si può entrare tranquillamente. Tutte le mutande, gli abiti rossi, perché tra poco è il capoanno cinese, tra circa un mese, quindi la gente si prepara. C'è anche la Coca-Cola del capoanno cinese, fighissimo. Questo è il reparto olio. Olio manca mai in Cina. C'è anche l'olio d'oliva. Questo qui è il reparto Tiao Liao, c'è tipo su, aceto, pasta di soia, mayo, alcune cose neanche so tradurle in italiano. E ancora, tutta sta roba. Questo è tutto aceto. Questo qua è il reparto surgelati. Secondo voi queste cose nere che avete visto, che cosa sono? Maiale, vitello,
vitello. Questa è la parte più internazionale del supermercato, con un po' di prodotti importati. Queste qui sono le caramelle di Cheyenne, che sono buonissime. E qua abbiamo un po' di prodotti. Qua abbiamo gli spaghetti. Ma a sughi siamo messi molto male, abbiamo solo questi qua. Qua sono sempre nello stesso plesso, non ho cambiato luogo. Ora per via del virus hanno tenuto solamente una porta aperta per l'ingresso, così per misurare la temperatura e scannerizzare il QR code. Come potete vedere ha nevicato, ma la situazione non è problematica. Questo è l'ospedale della mia zona, dove sono venuto spesso. Non è male, è nuovo, pulito. Allora ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine del video. Prima di chiudere, per prima cosa vi voglio dire che la situazione a Cheyenne è migliorata tantissimo. Negli ultimi 3 giorni non ci sono stati nuovi positivi. Questo è molto incoraggiante, anche se altre zone della Cina sono colpite, in primis Shijiazhuang e la provincia dello Hebei. Per voi possono sembrare numeri irrisori, ma qua già un solo positivo fa scattare uno stato di allerta che è incredibile, non solo nel governo ma anche nei cittadini. Infatti, con tutto che ora gli attuali positivi a Cheyenne sono solamente 28, se non sbaglio, e la città sta uscendo piano piano dallo stato di alto rischio, la gente non esce, con tutto che si può uscire. Quindi badate bene, sta qui la differenza tra noi e loro. Oggi veramente ho visto un post di AG News su Facebook disgustoso. La gente non riesce ad ammettere che qua sono riusciti a controllare il virus. Niente, e questo è il problema. Comunque, passiamo alla parte più bella, ovvero la spesa. Quindi avete visto che sono andato a fare la spesa. Qua c'è lo scontrino. Ho pagato 95,50 yuan e adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Quindi, il primo prodotto è il pane bianco, costato 6 yuan e 10. Eccolo qua, della Taoli. Ok, la particolarità del pane in Cina, di questo pane a fette, è che è fresco. Io se apro qua, se stacco questa chiusura, il pacco già è aperto. Infatti proprio qua c'è la data di confezionamento e la data di scadenza. Questo pane è stato confezionato l'11 gennaio e deve essere consumato entro il 19. Poi abbiamo 222 grammi di petto di pollo, che è nel freezer in questo momento, lo vado a prendere. Eccolo qua, costato 3 yuan e 10, 222 grammi. Poi abbiamo la cosa più razzista che si può trovare in un supermercato o in un mini market in Cina. Non è razzista l'oggetto, è razzista la marca.
Gli spazzolini dell'uomo nero. Questa marca si chiama Heiren. Heiren significa uomo nero o nero. 12 yuan e 90. Ogni volta che dico un prezzo, dividete per 8. Fate una divisione per 8, così avete all'incirca il prezzo in euro. Più o meno, ah, se no andate su Google e convertite. Le sottilette, contando di spot per le Olimpiadi di Pechino, 10 fette a 14 yuan e 80 centesimi. Poi abbiamo il prosciutto cotto, anche questo costato 16 yuan e 90. Il pezzo forte poi, il Listerine, pagato 29,90. E poi non so quanto pesano questa confezione di La Jiao Xiaomi Jiao. Vabbè, peperoncini 11 yuan e 60, più la busta della spesa che è costata 20 centesimi. Niente, questa è la spesa che ho fatto oggi in Cina. Vedete voi, questo è il male assoluto. È il male assoluto. Detto questo, ragazzi, vi saluto e fate attenzione, fate attenzione, fate attenzione. Ciao.